domande. Faccio un commento dal primo te. Sono... Anzi, te faccio una domanda io. Normalmente ho partito un po' così e poi recuperate la seconda frazione. Invece stavolta è stato contrario. Partite bene alla grande, poi se siete persi nel terzo quarto, siamo... Farcelli 10 a 0, se non sbaglio. Sì, siamo un po' calati, loro giustamente sono una squadra organizzata, andata bene, esperta, e quindi abbiamo preso il break, ci hanno vinto subito. Abbiamo cercato di recuperare, ma alla fine abbiamo pagato un po' la stanchezza, un po' loro. Penso che siano i migliori in questo campionato, quindi un gioco senza un americano anche, hanno fatto una buona partita anche loro, penso. Peraltro sembrava che stesse, cioè quando sotto a meno 13 poteva sembrare che lo prendessero l'altro, invece comunque avete tenuto la forza quantomeno di provare a crederci, peraltro fino alla fine. No, ma quello sicuramente, no, assolutamente non ci è mancato la voglia di vincere o... Avevamo la reazione così, penso che comunque abbiamo fatto un po' di errori, anche noi di inesperienza, poi l'hanno parlato perché poi loro giustamente si puniscono così. Quali intendi come errori di inesperienza? No, ma tanti, qualche tiro affrettato, palle perse, cambi sbagliati, però sai, una pallacanestro ha fatto tanti errori che si fanno quando giochi, quindi. Purtroppo dobbiamo lavorare, solo lavorando si può migliorare, penso. Anzi sono sicuro, quindi bisogna lavorare. C'è questa cosa costante che magari la vedo su io, che puntualmente posso vedere raddoppiato, se ne posisce, ma ormai abbiamo letto molto i film degli ultimi mesi, allora subentra un PJ che fa poi una partita stratosferica, ma chiaramente poi non basta. No, certo, dobbiamo cercare, giustamente lo sappiamo, dall'anno scorso lo picchiano, quindi è così, deve essere anche bravo lui a stare un po' più calmo, lo sappiamo, anche lui lo sa, è un giocatore intelligente, cerchiamo sempre anche nei momenti difficili, comunque abbiamo fiducia in lui, ci può stare ogni tanto qualche partita un po' fatto d'onore, però anche lo stesso BJ sta dimostrando di essere un ottimo giocatore, che sarà una mano importante sia a noi sia comunque per lui, per il suo futuro. Quello sicuramente, però sta facendo un'ottima, è continuo, quello sicuramente. Penso che ci stia ritagliando un super spazio, mi sembra. Di volta in volta si sta donando sempre più fiducia e spazio, anche le compagne con voi, c'è una bella intesa. Sì, sì, assolutamente, ma infatti, cioè, nel senso anche come gruppo, come integrazione, è perfetto, cioè nel senso si sta bene anche insieme. E poi, giustamente, io penso che l'importante è che si vincono le partite, poi, cioè non per forza devi essere amico, poi, però fortunatamente non è il nostro caso, stiamo anche bene insieme fuori e a lui sarà, come detto, un ottimo contributo. Sì, ma quel canestro che è venuto fuori è inaspettato. Che esperienza! dobbiamo dire, magari non sei voluto. Faccio l'ultima domanda, volevo chiederti. Cosa secondo te cosa è mancato poi alla fine? Adesso non penso che sia come un discorso dei tiri liberi, quelli non penso abbiano fatto la differenza. Cosa vi è mancato? Quel pizzico in più per... Oramai eravate sotto, eravate sul recupero. Sì, no, te l'ho detto prima, cioè nel senso, sicuramente non avrei preso due tiri liberi perché ci sta, ho capito, può succedere, ma abbiamo perso su... secondo me sull'inesperienza, perché te l'ho detto molte volte, cioè loro sono stati più cinici di noi nei momenti chiave della partita, cioè noi siamo arrivati in affanno nel recupero, siamo arrivati sotto, siamo arrivati a meno 2, abbiamo fatto qualche difesa sbagliata, oppure qualche, come ti posso dire, qualche difesa di inesperienza, direi, nel senso un po', sai, nei momenti decisivi io dico ci vogliono le palle. Le palle significa che devi stare là concentrato oppure se stai morendo nel campo, e penso che cioè, queste partite si vincono solo, guarda, facendo 5 falli a testa, 5 falli tutti quanti e poi esci. Io penso che così si vincono queste partite qua contro squadre avversarie, bisogna essere onesti a dirlo, più diciamo meglio di noi in questo momento, quindi è così. Io penso che solo gettando il sangue in campo, dall'inizio alla fine, senza avere... si possono avere anche delle pause, però la cosa importante è che alla fine
non è di morsi di niente, quello sicuramente. Hai detto la cosa giusta, che c'è differenza di qualità. Però queste partite appunto possono servire, no? Vedi che ti manca ancora tanto per arrivare a quel livello, certo. Lì, da qui alla fine possono servire, credo, per migliorare ancora di più. No? Ma come all'inizio del campionato sapevamo che non siamo, eravamo inferiori a tante squadre sulla carta, però siamo tra terzo e quarto posto, significa che qualcosa ce l'abbiamo. E questo lo stiamo dimostrando perché abbiamo lavorato, abbiamo tanti nostri giovani sono migliorati mese dopo mese ed è quello il nostro punto di forza, la coesione, cosa che altre squadre non hanno. Consideri Verona la più forte del campionato o quella più accreditata a salire? Ma io la insieme a Brescia, però penso che forse uno step in più Verona, perché sono veramente tutti i giocatori esperti, ricordiamo che oggi mancavano bene, cioè un giocatore che giocava in Auto tutti i 2 anni, quindi penso che sia quella in questo momento quella più organizzata rispetto a Brescia, anche se anche a Brescia comunque sono tosti, cioè nel senso, la cosa che mi ha impressionato di loro è che comunque sono rimasti là sul pezzo anche nelle difficoltà più estreme, cosa che Brescia contro di noi non è riuscita a fare. Perché anche noi a partire da Brescia eravamo sotto punto a punto, così lo so, ne manca. Quindi Verona, Brescia e? Poi c'è Torino. C'è Torino. Ma comunque è possibile. Sulla carta sono queste tre, okay. Lo si sa, cioè nel senso quelle più diciamo accreditate alla promozione. Okay. Va bene. Buona mangiata. Va bene. Posso? Sì.